quelli che rientrano dalla panchina devono dare qualcosa in più durante la gara, quindi devono dare qualche stimolo in più, visto la gara che andava 2-0 e i compagni dovevano avere qualche stimolo in più, quindi Maciacci è entrato con una mentalità giusta. Aspettavo il mio turno, come ci eravamo messi d'accordo con lo staff, che dovevo fare 15-20 minuti. Sono rientrato, però sono contento per il gol perché mi serviva per il morale, mi serviva per molte cose. Mi dispiace per questa sconfitta ancora e dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo migliorare tante cose. In settimana lavoriamo duramente, sono contento di stare con questo gruppo perché è un gruppo di veramente dei ragazzi professionisti, fanno di tutto per portare a casa i 3 punti, sanno cosa vale la maglia che indossano, che in una città così importante. Il campionato è lungo e la classifica, come vedete, è aperta, anche se noi non dobbiamo guardare né classifica né altri, però dobbiamo guardare noi stessi e lavorare duramente e aspettare che la ruota giri, perché girerà sicuramente, e anche la fortuna un po' ci deve dare una mano, visto la traversa oggi poteva cambiare la partita, tante cose, tanti episodi, però purtroppo quando sbagli tu magari dall'altra parte diventa più complicata la cosa e ti mettono in difficoltà. Però noi continuiamo a lavorare, dobbiamo crederci, abbiamo dietro dei tifosi meravigliosi e siamo sicuri di noi stessi che prima o poi dalla prossima già con la testa a portare a casa i 3 punti. Ashraf, un gol con un capolavoro, 40 metri non è una cosa che si può vedere ogni domenica, hai visto il portiere, com'è andata? Ma è una cosa che ho abbastanza nel mio DNA, ho fatto abbastanza gol così nella massima serie e quando c'è spazio cerco sempre il tiro, ognuno usa le qualità che ha, quindi cerco di recuperare me stesso, recuperarmi fisicamente al massimo come ero prima. Stiamo facendo un buon lavoro con lo staff e mi stanno aiutando. Adesso ho 20 minuti come fitness e cercherò magari la prossima partita con lo staff a fare più minuti e piano piano raggiungerò i 90 minuti dove posso dare una mano alla squadra. Problemi alla difesa, 10 gol in 5 partite, così non si va da nessuna parte. No, non è questione di problemi della difesa, magari di disattenzione, perché i ragazzi in settimana lavorano duramente, stanno attenti, sono concentrati a fare gli allenamenti. Il mister è molto preparato, ci dà le indicazioni ottime, però ti ripeto, magari quando magari sbagli un gol, non la prendi di striscio, dall'altra parte poi la prendono, ti fanno gol, magari poi prendi la traversa, dall'altra parte poi ti fanno un gol. Purtroppo anche cattiveria, crederci, poi sai quando magari perdi continuamente ti va anche come sempre la sfortuna, però questa cosa la dobbiamo togliere noi e sta solo nelle nostre mani, non sta nessuno, quindi siamo delle persone intelligenti, siamo dei giocatori professionisti e cambieremo sicuramente questo periodo. Grazie, grazie, grazie a tutti. Shukran. Shukran. Grazie. Salam aleikum.